Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Sono tornata dopo la mia solita pausa estiva, questa volta un po' più lunga perché ho scelto di iniziare appunto come primo video il 1 ottobre proprio per mostrarvi tutte le novità che ho pensato per il prossimo da portare per il prossimo anno appunto qui sul canale YouTube. Durante l'estate mi metto anche a rivoluzionare il canale. Durante l'estate non sono molto presente su YouTube, ma ci sono sempre su Instagram e chi mi segue su Instagram già conosce un po', la storia di questo baule. Altre novità che avrete sicuramente notato entrando nel canale è appunto la copertina, l'ho modificata e spero insomma che vi piaccia. Datemi la vostra opinione sotto nei commenti e magari lasciatemi anche qualche consiglio nel caso per migliorarla. Ho cambiato anche, se vedete, la foto del profilo, quella tonda che si trova, dovrebbe essere da questo lato sotto il video, ma non ne sono sicura nel caso di qua. E sì, insomma, ho modificato anche la foto del profilo e anche lì non sono molto convinta. Datemi la vostra opinione e lasciatemi anche lì il vostro consiglio nel caso per migliorarla. Novità che ancora non avete visto nel canale, perché le vedrete pian piano appunto nei video. Sto pensando di modificare un po', che magari a voi non interesserà più di tanto, ma comunque le animazioni, dei video, che non credo che riuscirete ancora a vedere in questo video, ma probabilmente dal prossimo sì. E ho modificato appunto lo studio. Incomincerò, credo, avevo l'idea, più che altro voi. Sempre datemi la vostra opinione sotto nei commenti, per quanto riguarda l'indossare una divisa, diciamo così, mentre realizzo i miei video. Volevo anche introdurre, diciamo così, delle mascotte nel canale, così per farci un po' di compagnia, perché mi sembrava carina l'idea, però ovviamente sono sempre idee e voglio condividerle con voi appunto per avere una conferma da parte vostra. Ma uno dei cambiamenti che potrebbe essere uno dei più importanti che vedrete, insomma, è la modifica dei contenuti. Però mi spiego bene, non allarmatevi subito. Come vedete nella copertina, i contenuti che porto saranno sempre quelli, perché quelli sono gli argomenti che mi piace fare e quelli sono gli argomenti che voglio portare, perché non avrebbe senso per me portare contenuti che non mi piace fare. Ma magari le porterò in modo diverso e speravo anche in quantità diversa. Mi spiego meglio. Ho notato, per esempio, durante quest'estate che tra i video più visti ci sono quelli che riguardano i miei viaggi e quindi volevo ampliare un pochino la sezione dei viaggi nel mio canale e ampliarli anche non solo portandovi appunto a visitare dei posti o dandovi dei consigli su qualcosa da vedere, ma anche portandovi proprio con me nella mia vita da camper, diciamo così. Sapete, chi mi conosce insomma sa che mi sposto spesso con il camper e la vita in camper è diversa da quella che può essere una vacanza in appartamento o in hotel, insomma, e quindi volevo portarvi con me anche appunto mentre sono con il camper perché comunque è un'esperienza diversa, ma poi anche per condividere quelli che sono, diciamo, i miei metodi, insomma, per vivere il camper in modo più pratico e veloce, che potremo condividere anche tra di noi, insomma, per darci dei consigli. Un'altra cosa che vorrei modificare è la durata dei video. Non riesco ancora a capire qual è la durata effettiva che vi piace. In tutti i video c'è sempre chi mi dice no, è troppo lungo oppure no, è troppo corto. E quindi la mia idea qual è stata? Quella di realizzare un video breve in cui mostro appunto tutti i passaggi in modo molto veloce e sintetico delle cose che realizzo, che può essere una delle solite cose, insomma, una ricetta di bellezza, una ricetta di cucina, un progetto DIY, insomma, quello che è, e poi realizzare lo stesso video, nel senso lo stesso contenuto, lo stesso progetto in un video lungo in cui appunto.
siamo insieme, che lo realizziamo insieme e vedete insomma tutte le cose, tutto diciamo il retroscena che viene tagliato poi nel video breve. E l'unico dubbio che ancora ho è se pubblicare prima il video breve col progetto finito oppure prima il video completo in cui insomma ci siamo insieme noi. E subito dopo appunto il video breve con tutti, solo con i passaggi insomma del progetto. Con questo magari potreste consigliarmi voi su come procedere. Le altre cose le vedrete pian piano nei vari video, perché comunque vorrei introdurle, ma non so bene come e comunque spiegarle adesso senza avere appunto il video. Non avrebbe molto senso, penso che sia meglio spiegarvelo proprio durante i vari video. E questo è un modo per interagire di più, per avere i vostri consigli. E mi piace discutere con voi e quindi quello che vorrei appunto è riuscire a scambiarci idee e opinioni, insomma, durante il video. Un'altra modifica che vorrei portare al canale è quella di anticipare di una stagione l'uscita dei video. Mi spiego meglio. Ogni stagione ha dei contenuti diversi da portare, diciamo, come per esempio, che ne so, in autunno ci sono le zucche, le foglie, i funghi, le castagne. Adesso che siamo in autunno vorrei portare direttamente già, portarmi avanti e portare già contenuti adatti insomma per la stagione invernale, e questo l'ho pensato più che altro perché una persona ha il tempo per riuscire ad organizzarsi bene, ad avere tutto il tempo poi per ricreare insomma le idee proposte. Scusate, ho cambiato posizione perché avevo tutte le gambe informicate, come già vi spiegavo prima, poi magari nei prossimi video vedrete un po' di più lo studio, magari scoprirete anche cosa c'è dentro il baule, insomma un po' di cose. E boh, ultima cosa, ultima modifica che pensavo era di introdurre anche dei format diversi. Mi spiego meglio, non spaventatevi subito. Quello che volevo era sempre portare gli stessi contenuti con le cose che mi piace, anche perché non avrebbe senso portare contenuti che non mi piace fare, dato che questo è il mio passatempo e voglio farlo per divertirmi, per essere tranquilla e serena e non per fare cose forzatamente che non mi piacciono. E quindi vorrei portare nuovi format con gli stessi argomenti che porto sempre, ma proposti in maniera diversa. E ultima modifica la vorrei fare per quanto riguarda invece il mio profilo Instagram. Mi mancano moltissimo alcune cose del mio canale che però non so se portare nel canale, quindi magari ho pensato di provare a portarle nel profilo Instagram, però sempre con le vostre opinioni, poi magari potrei cambiare idea e portarle qui. E delle cose che vorrei portare appunto su Instagram con video brevi, vorrei che fossero appunto dei video review per quando provo dei prodotti nuovi o quando scopro dei prodotti di cui mi innamoro e che vorrei condividere con voi. Purtroppo nei video non so come mostrarveli, però questa parte del mio canale mi manca, era uno dei video che facevo proprio all'inizio, appena ho aperto il canale, e un pochino mi manca, un po' perché comunque sono diciamo, una nota per me per ricordarmi quelle che sono le cose che ho provato, come mi sono trovata, però un po' anche per voi, perché se state cercando, se volete comprare una cosa e non siete sicuri, magari se io l'ho provato potreste anche trovare dei suggerimenti, ecco. Stessa cosa vorrei provare, insomma, vorrei introdurre su Instagram o sempre su YouTube. Io vorrei su Instagram perché la cosa è più veloce, però sempre seguendo i vostri consigli potrei portarlo anche qua, insomma. Vorrei introdurre una sorta di brevi racconti di aneddoti che mi capitano magari durante la giornata. Non capisco mai se sono io strana o se interpreto le cose in modo particolare o se proprio quello che mi accade che non è nella norma, ecco.
E basta, mi sembra di aver detto tutto, adesso sicuramente dimenticherò qualcosa. Io spero che le novità vi piacciono. Lasciatemi tutte le vostre impressioni, opinioni e consigli sotto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!